accompagnamento consapevole, intenzionale e collettivo. Questo è accompagnamento intenzionale perché c'è un obiettivo, non ti accompagno, no, non mi limito ad ascoltare, collettivo perché non è l'azione di un individuo, non è l'assistenza tecnica del privato o l'intervento di guida del pubblico. È il mettersi assieme per accompagnare un processo, indirizzarlo, dei cittadini stessi. Ma Arenterne è un progetto pubblico, che però, ha l'ambizione di costruire degli spazi dove la stewardship, dove l'accompagnamento da parte delle comunità può, manifestarsi. Nasce da un'idea molto semplice, c'è un pezzo grosso del paese, che sono milioni di cittadini che sono lontani dai servizi fondamentali della scuola, della salute e della mobilità. L'abbiamo individuati, si tratta di milioni di persone, e poi all'interno di questi abbiamo provato a individuare dei grumi dei sistemi intercomunali, dei grumi di territorio dove ci fossero delle complementarietà tali da suggerire la capacità di stare assieme, di lavorare assieme. Stanno emergendo 40, 50, alla fine forse 70 aree di 33.000 abitanti in media ciascuno, oscillano fra 2.000 abitanti e 60.000 abitanti. E questi territori è prevista la costruzione di una coprogettazione fra soggetti pubblici e soggetti privati, tra l'esterno e l'interno, per arrivare a costruire una strategia che faccia due cose, che dia a questi territori più lavoro e migliori servizi, visto che in un territorio per viverci hai bisogno di più lavoro e di più servizi. Servizi vuol dire una scuola dignitosa per i figli se ci vai a vivere, è un'emergenza se sei un anziano, se ti senti bene, se ti senti poco bene. Questa operazione noi la costruiamo in parte identificando con un grosso, fortissimo impiego di informazione statistica che viene rilasciata a tutti i cittadini, quindi la qualità dei servizi non è una chiacchiera ma è misurata da indicatori, fondamentale. E anche da un processo partecipato. Processo partecipato di che? Diciamo in Italia, per usare un'espressione che va molto di moda, il tavolo verde di Palazzo Chigi, cioè quel modo, diciamo, un po' antico e vecchio di comunicare fra le parti sociali, il pubblico, no, una modalità partecipata sul territorio. Noi al culmine del processo di elaborazione caliamo sul territorio una quindicina di amministratori pubblici, responsabili e tecnici dei campi che ho nominato, anche dell'agricoltura, oltre che della scuola e degli altri campi, e arriviamo sul territorio che organizza un incontro. In questo incontro ci sono le autorità, ci sono i sindaci, ci sono gli amministratori, ci sono i dirigenti scolastici, ma ci sono anche i cittadini, ci sono i rappresentanti del settore privato, ci sono gli agricoltori, ci sono gli studenti. In una modalità che ha degli elementi caotici, che in alcuni casi è organizzata bene, in altri meno bene, ma complessivamente si sta rivelando utile. Cosa succede? Che esce fuori il territorio, perché dopo mezz'ora in cui sei stato un po' inamidato a discutere come se stessi discutendo di ripartizione di soldi, alla fine discuti di qualità della vita. E quando discuti di qualità della vita, i cittadini hanno molto da dire. E quindi questo ha l'ambizione di attivare un processo di partecipazione che offre la carta alla stewardship, offre la carta a delle organizzazioni di cittadini che abbiano qualcosa da dire. Tanto è vero questo che in un caso, il caso della Valsimeto in Sicilia, sono state proprio organizzazioni di cittadini che sono state all'inizio del processo. Noi non avremmo mai trovato quel territorio se non fosse che è arrivata una segnalazione forte di un'alleanza, di una rete di associazioni che sono state abbastanza forti da individuare i problemi del territorio, che ovviamente è un territorio che ha problemi di sicurezza, di criminalità, ma anche di gestione del fiume, che attorno al fiume Simeto hanno trovato un'alleanza e poi l'hanno proposta a chi? Ai sindaci di quel territorio, è nata dai cittadini che l'hanno raccolta intelligentemente, con capacità e ce l'hanno rappresentata. Noi, è uno dei 50 territori su cui lavoreremo, è uno dei territori che la Sicilia sta scegliendo, che la regione siciliana sta scegliendo, è proprio la Valsimeto. Mi auguro che altre esperienze emergeranno nel corso della strada di questo lavoro di coprogettazione. Ma io credo che questa aspirazione nasce da una crisi, come tutti i cambiamenti. Nasce dalla crisi che sia dello Stato sia della cittadinanza. Lo Stato non è riuscito, ha mostrato di non riuscire a costruire dei servizi che siano adattati alle esigenze delle persone nei luoghi, delle persone nei luoghi, anche lo Stato sociale che pure ha dato risultati straordinari, poi si è fermato di fronte alla capacità di contestualizzare.
La strada di risolvere questo problema privatizzando, che la strada degli ultimi 30 anni ha mostrato risultati disastrosi, soprattutto in Gran Bretagna, dove è iniziata, è una strada che ha portato un peggioramento dei servizi nella scuola, nei trasporti, risultati decisamente negativi, perché non è adatto il settore privato alla realizzazione di queste. E quindi da questa doppia crisi è emersa un'aspirazione dei cittadini, che è un'aspirazione che Giovanni Moro definisce aspirazione morale, cioè la sensazione lo devo fare. È un'aspirazione che però ha anche un fondamento tecnico, una competenza tecnica, lo posso fare, cioè ho delle conoscenze, perché in un mondo in cui siamo molto istruiti, molti cittadini hanno molto da dire su come si fa la scuola, su come si fa la salute, su qual è la maniera migliore per organizzare un servizio di trasporti, lo sanno loro che la fermata è al posto sbagliato e lo Stato non lo sa, sono cose semplici, sono migliaia di cose semplici. E questa cosa è la molla, credo, specie in un paese come il nostro, dove lo Stato è particolarmente malato, perché da noi, diciamo, non c'è mai stato lo Stato vero, non ci sono state mai le privatizzazioni vere, quindi siamo un terreno fertile da questo punto di vista per l'espressione di questa capacità. Ovviamente l'espressione di questa capacità di stewardship non è tutte rose e fiori, perché può interrompersi questa cosa, può interrompersi quando in un'esperienza comunistica, nel senso di un gruppo di persone, emerge in maniera eccessiva la leadership di qualcuno, si va allo scontro, ci si rompe, l'eccesso di individualismo uccide, è un'esperienza di questo genere, oppure più semplicemente perché questa esperienza trova resistenza, resistenza negli interessi costituiti, oppure terzo perché questa esperienza trova difficoltà oggettiva nel fatto che benissimo nella fase di preparazione, però poi quando devo organizzare l'accesso a una spiaggia, l'accesso a un bosco, la gestione dell'acqua, ho un problema di regolarlo questo. E in questo momento di regolazione possono rinascere scontri tra interessi diversi all'interno della comunità. Quindi non parliamo di una strada, come dire, semplice, però parliamo di una tendenza difficilmente resistibile, per fortuna. Me ne vengono in mente due, uno in Messico e uno nelle Filippine, nei quali lo Stato ha avuto l'intelligenza, nel caso del Messico un'intelligenza legata alle vicende del Chiapas, di costruire degli spazi in cui queste comunalità si sono manifestate. Uno nello Stato di Oaxaca, dove per non riavere l'insurrezione del Chiapas, il Messico ha aperto, è aperto ai cittadini, gli ha dato la possibilità a comunità di cittadini, dove si mescolavano persone che non avevano mai lasciato la terra con persone che erano state negli Stati Uniti, quindi diciamo che avevano studiato, che erano leader naturali, la possibilità di decidere loro quali fossero le priorità, quali fossero le cose principali e di accompagnarli nel processo e di farli partecipare al processo di produzione di questo miglioramento della qualità della vita sotto forma, ad esempio, di avere un sistema di scarico delle acque nere, tanto per essere molto chiari, o di smaltimento, mi ricordo ancora l'immagine straordinaria in uno di questi posti di un sistema di filtri minuscoli che erano stati costruiti dai cittadini, non era stato acquistato l'impianto di depurazione da una multinazionale ad un'azienda, ma era stato costruito dai cittadini. O nelle Filippine, dove la stessa cosa è avvenuta, con la possibilità che hanno avuto i cittadini di scegliere le loro priorità, di intervenire, accompagnato da molti dati, cioè dalla misurazione dei risultati, in un processo pubblico nazionale, però con un ruolo molto forte delle comunità. Un'apertura timida, come è sempre timida la Commissione europea quando si tratta, diciamo, di innovare, c'è anche nei regolamenti comunitari per il 2014-2020, c'è questo documento che si chiama Codice europeo di condotta, che contiene un piccolo concetto importante, che di per sé non cambia il mondo, ma se siamo capaci di usarlo, lo cambiamo noi il mondo, dove dice che nei processi di partecipativi, partnership è una parola fondamentale, però spesso svuotata di significato nel processo europeo, non devono partecipare soltanto i soggetti rappresentativi, cioè le organizzazioni costituite che spesso hanno finito per fallire nella loro missione, diciamo, di rinnovamento, ma i soggetti rilevanti. Quindi apre a coalizione dei soggetti per i quali si interviene all'interno anche dei comitati di monitoraggio. Se l'Italia sapesse farlo nell'attuale 2014-2020, farebbe un passo avanti. Mi aspetto molto perché, diciamo, non avrei allocato 3 giorni di una settimana complicata come la settimana di una persona che sabato e domenica fa politica e dal lunedì al venerdì
fa amministrazione, non avrei allocato 3 giorni se non mi aspettassi molto. Mi aspetto di incontrare persone, alcune simili a me, ma molte diverse, che parlano probabilmente una lingua diversa, con le quali magari non mi intendo se mi scambio 2 battute soltanto sul pur fondamentale, decisivo social network e su Twitter, perché abbiamo forse, usiamo parole diverse, e sulle quali credo che reciprocamente vogliamo capire quanto siamo aperti noi, che facciamo amministrazione e guardiamo il mondo da un certo punto di vista, quanto sono disponibili chi nei territori materialmente ci lavora, e se parliamo delle stesse cose quando parliamo di stewardship, ad esempio, e se siamo pronti a affrontare anche le asperità, ma anche le sconfitte che una strada nuova come questa inevitabilmente avrà.